Ok, ciao ragazzi, buongiorno, è lunedì per voi, per me è notte fonda di domenica e stavo finendo di preparare un po' di cosine per i contenuti di domani e mi è venuto in mente di spezzare un pochettino il discorso che avrei voluto iniziare nelle pagelle per non appesantirle particolarmente, perché poi so bene che mi ritrovo alcuni commenti di qualcuno di voi che mi dice non ho tempo per guardare dei video troppo lunghi, magari riesco a prendermi delle piccole pause per guardare quel video lì, e io soprattutto penso anche alle persone che iniziano la settimana e magari alla mattina si svegliano e devono affrontare una lunga giornata di lavoro e hanno voglia di fare due chiacchiere o comunque di sentire le mie opinioni e poi magari con lasciare il loro riscontro nei commenti. E dato che solitamente quando poi carico un video ci tengo sempre un po' a leggere anche quello che andate a scrivere per cercare di capire se siamo allineati su alcuni giudizi che possono essere prettamente tecnico-tattici, e quindi magari la Juve ha fatto una determinata cosa bene, ha fatto una determinata cosa male, questa cosa si poteva migliorare. Questa cosa si poteva fare in un altro modo, si poteva approcciare in maniera differente un determinato momento della partita, la partita in generale, la formazione, i cambi, queste cose qui. E sono sempre molto disponibile a capire anche quello che c'è dall'altra parte. Però ci sono dei commenti che non mi fanno piacere, non mi fa piacere ricevere e voglio cercare di capire se effettivamente sono soltanto io che la penso così. O se dall'altra parte c'è un riscontro da parte, almeno dalla maggioranza, perché poi il mondo è bello perché vario, ognuno ha la possibilità di avere anche un'opinione diversa, ci mancherebbe altro qua, nessuno fa la gara a chi ha più ragione, però io credo di essere stato abbastanza chiaro nell'analisi della partita, nel post partita proprio a caldo, e cioè dicendo che è stata la partita degli episodi, è stato anche il titolo del post partita, e cioè una partita decisa principalmente da 3-4 macro episodi. Il più grande, e poi ne parleremo nelle pagelle, perché secondo me Ken va esaltato al pari di Szczęsny, al pari di Locatelli, che comunque ha tirato, anche se la palla sarebbe probabilmente finita anche fuori, come mi è parso di vedere dal primo replay. Però sono episodi, e quando le partite sono così bloccate, così tese, così equilibrate, gli episodi fanno la differenza e faranno sempre la differenza. Poi una volta può venire dalla tua parte, una volta può venire dalla parte dell'avversario. L'episodio è così ed è stata una partita, secondo me, vuota nel complesso di emozioni, perché se io vado a pensare a un Milan-Juve che sulla carta iniziava la giornata di Serie A da prima e da terza in classifica, per la storia delle due formazioni, mi auguro sempre di vedere qualcosa di meraviglioso, una partita anche ricca di gol, di emozioni e che poi finisca con il trionfo della Juventus. E credo che sia giusto e sacrosanto sottolineare come la Juventus non abbia fatto una buona prestazione. L'ho detto, lo ripeto, e ho letto tanti commenti, non solo sui miei video, ma anche in generale, comunque un po' sui vari social network, di persone che sono rimaste deluse da quella che è stata la prestazione della Juventus. E secondo me ci può stare. Anzi, secondo me ci deve stare sempre e soprattutto guardando le cose in una maniera con un occhio critico, di critica costruttiva, cioè per migliorare. Sottolineo, evidenzio questa cosa perché poi deve servirmi un domani per migliorare e rendermi più forte, andare a fare meglio quella determinata cosa. Perché la partita è stata così bloccata? Beh, perché c'è stata una volontà da parte della Juventus di fare quella partita prudente, difensiva, più attenta. Almeno nel primo tempo. Poi quell'episodio ha cambiato le carte in tavola e ha portato la Juve ad evolvere e quindi a cercare di fare qualcosa di più. Poi, qualcosa di più è stato tanto di più? Secondo me no. Secondo me no, e credo che la Juventus potesse fare decisamente di meglio. E quindi mi dispiace sinceramente di vedere che la Juve, nonostante il vantaggio dell'uomo in più, non sia andata effettivamente, tra virgolette, all'arrembaggio del Milan. Perché? Perché andando all'arrembaggio avresti potuto chiudere la pratica con più tranquillità, senza doverti preoccupare negli ultimi minuti, che come ha detto Allegri in conferenza, conferenza stampa post partita, poi Leao possa tirare fuori dal cilindro una magia perché è un giocatore che quella differenza numerica te la può annullare in qualsiasi momento con una giocata. Sono assolutamente d'accordo. E quindi secondo me quella partita andava chiusa prima. Quindi l'analisi è questa, una partita brutta, una partita dove comunque la Juventus poteva andare in vantaggio di un secondo gol perché Mirante poi si è superato due volte su Vlahovic, una partita che è stata preparata per il pareggio e poi l'episodio questa volta è andato a tuo favore, magari la prossima no, perché? Perché se giochi delle partite su questi livelli, su questi ritmi, puoi
poi l'episodio va a sbaragliare tutto. Questo è. Non sono andato a fare un video dicendo che la Juve ha giocato meravigliosamente, che spero di rivedere questo atteggiamento, che spero di rivedere questa preparazione tattica, che Allegri è stato un genio, che Pioli è stato un idiota, che la Juventus ora è la favorita per lo scudetto e che non ci sono più problemi, siamo imbattibili, nessuno mai più riuscirà a farci gol e sicuramente noi vinceremo tutto quello che si può vincere. Non ho detto questo. Ho detto che la partita è stata preparata per il pareggio, che l'episodio ha cambiato l'inerzia, che la Juventus ha trovato il gol con una deviazione, ne poteva fare altri, ma comunque non mi è piaciuto il modo in cui la Juventus ha gestito l'uomo in più. E però sono felice. Questo non me lo si toglie. Tante persone mi hanno detto, eccolo, guarda lì, se ride, se sorride, se è contento di fronte all'ennesimo schifo, una partita giocata male, giochi senza gioco. Ragazzi, e quindi? Cioè, le cose le sottolineo, le cose le evidenzio, le cose le dico, la partita l'ho vista, non è stata una bella partita, l'ho detto. Non chiedetemi di non essere felice. Cioè, non chiedetemi veramente di non essere felice, perché questa partita era troppo importante, troppo fondamentale. Questi tre punti sono troppo importanti, troppo fondamentali, troppo pesanti. Era una partita che per vincere serviva qualcosa del genere, perché sapevamo tutti, dal primo all'ultimo, cioè non prendiamoci in giro, ormai Allegri lo conosciamo, lo sapevano tutti dal primo all'ultimo, che sarebbe andata in campo la Juventus per cercare di pareggiare almeno il primo tempo e non per andare all'arrembaggio nel primo tempo e a maggior ragione vedendo Chiesa e Vlahovic in panchina per giocare poi nel secondo tempo sui cambi ad aumentare i ritmi, alzare i ritmi. Cioè Allegri non lo conosciamo da quest'anno, sappiamo che è fatto così e tutti ci aspettavamo quella partita lì, lo sapevamo. Ormai il pressing alto che abbiamo fatto nelle prime giornate l'abbiamo preso e l'abbiamo messo in un cassetto. E io sono convinto che con questo approccio, questo nuovo modo, no, di intendere le partite, diverso, differente da quelle che era stata all'inizio, la Juventus potrà avere dei problemi sul cammino, sul lungo, a maggior ragione contro squadre forti come il Milan, l'Inter e il Napoli, perché oggi ci sono stati gli episodi. Non è detto che ci saranno sempre gli episodi, anzi è molto più probabile che non ci saranno più degli episodi o che magari quell'episodio poi sarà invertito, la Juventus perderà per via dell'episodio. E allora saremo qua giustamente a dire che la partita non è stata bella e che l'episodio ci ha punito. Però cosa devo fare? Piangere? Arrabbiarmi? Non sono soddisfatto, non sono contento. Più di questo devo anche non essere contento perché la Juve vince? Eh no ragazzi, allora io qui non ci sto, io qui non posso starci, non posso arrivarci, non posso unirmi a questo pensiero, perché non è il mio. Quando la Juve vince io sono sempre contento, è inutile. Poi l'analisi è un'altra roba, l'analisi è una cosa che va oltre il sentimento, che va oltre l'emozione. Mi sono annoiato guardando la partita nel complesso. E poi ci sono stati momenti di euforia, come al gol di Locatelli, ci sono stati momenti di tensione, come gli ultimi 10-15 minuti, che era in live, l'ha visto, lo sa, perché gli ultimi 10-15 minuti io non riuscivo a star fermo, dovevo muovermi, ero agitato, proprio perché quella partita non l'avevamo chiusa, non avevamo approfittato, non eravamo stati bravi a fare quello che dovevamo fare, e sono cose che dobbiamo migliorare, ma che ragazzi, non miglioreremo, ne sono convinto che non miglioreremo, e che continueremo a suonare questo spartito per tutta la stagione. Poi gli episodi andranno una volta da una parte, una volta dall'altra, e alla fine dell'anno vedremo dove verremo portati da questo fiume di episodi, perché poi alla fine questo è, la palla che non viene deviata da Krunic, magari la Juve non la sblocca, magari la Juve non aumenta i giri, finisce a 0-0, non lo possiamo sapere, cioè non è che siamo qui a metterci con la sfera di cristallo, noi possiamo commentare soltanto quello che c'è stato e dire che dal punto di vista tattico o ludico, anche se vogliamo, non siamo stati eccezionali, non siamo stati eccellenti. Però non venitemi a chiedere di non essere contento della vittoria, non venitemi a chiedere di non sorridere dopo questi tre punti, perché ragazzi, io ho sempre giocato a calcio in categorie bassissime, il massimo della mia espressione calcistica è stata la terza categoria dove facevo pure la panchina, quindi proprio sono scarso, scarsissimo, ma tutte le volte che ho giocato una partita, anche se l'ho giocata male e poi l'ho vinta, ero felice, ero contento. Poi ci si pensa da domani, da pensare negli allenamenti, l'allenatore, ci si pensa da domani quando si torna in campo, a mente fredda e si sottolinea quelle robe lì, però lì per lì a maggior ragione una partita del genere, a maggior ragione dopo 2 anni e mezzo che non battavamo il Milan, non chiedetemi di non essere felice e di non sorridere. Questa è un po' la considerazione che volevo fare, che volevo chiedere anche a voi in questo lunedì mattina
di ottobre. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti e noi ci vediamo oggi con le pagelle a ora di pranzo. Ciao.